Ciao a tutti, siamo a 2 giorni dalla battaglia alla Ternana, venerdì 26 di novembre alle ore 8:30, alle ore 20:30 è pagnata nella difficile battaglia di Lecce, partita dura, partita tosta, avversario difficilissimo, è una delle prime della classifica, squadra veramente forte con giocatori eccezionali. Piccola fortuna per la Ternana, il Lecce non avrà a disposizione Cota, che è stato ed è uno dei giocatori più forti del Lecce anche a livello di marcatura, perché l'anno scorso, se non mi ricordo male, è stato il capocannoniere, quest'anno è nelle prime posizioni, quindi può essere un piccolo vantaggio, ma l'avversario resta forte, l'avversario resta difficile, sarà una partita impegnativa, soprattutto visto il viaggio, vista l'imminente partita poi a Liberati di lunedì contro il Crotone, quindi sarà una partita difficile sotto tutti i punti di vista, resa più difficile da quello che è accaduto in questi giorni. Purtroppo Antonio Palumbo e Marino De Fendi sono stati colpiti dal Covid-19, sono risultati positivi, facciamo un in bocca al lupo di pronta guarigione ai ragazzi. De Fendi, lo sapevamo, era infortunato, ma Palumbo, se non dovesse avere dei tamponi, non so se ne basta uno, se deve avere il doppio, se non dovesse avere uno o due tamponi negativi entro venerdì non sarà della partita, e speriamo che si limiti solo a Palumbo e Defendi il discorso del Covid, perché ovviamente purtroppo è un virus che è di facile contagio. Comunque staremo a vedere. Ternana che è costretta a reinventarsi la fase difensiva dovendo sostituire Defendi, Sorensen squalificato e Capuano infortunato, quindi dovrà inventarsi gli uomini in difesa, e a questo punto probabilmente ci sarà anche da trovare un uomo o comunque ci sarà anche da trovare una sostituzione per Palumbo, quindi non so se Lucarelli deciderà il centrocampo a 3 o il centrocampo a 2, comunque uno a fianco di Proietti, se non c'è Palumbo per forza di cose deve esserci, e quindi si complica ulteriormente una partita che è complicata visto l'avversario, che comunque lascia degli spazi in quanto il Lecce non è una squadra che si chiude, ma è una squadra che gioca molto bene e con attaccanti formidabili, quindi se la Ternana riesce a trovare il varco giusto e riesce poi a concretizzare l'azione, può anche pensare di far gol a Lecce. Comunque, indubbiamente, dalla parte opposta, la fase difensiva della Ternana, che è una fase difensiva ancora in embrione, ancora in via di sviluppo, potrebbe risentirne dei forti attacchi del Lecce. Quindi è una partita rocambolesca, può succedere di tutto. Speriamo di uscire da Lecce con più punti possibili e continuare a muovere la classifica e salire ancora. Certo, l'avversario non è dei migliori, perché dopo il Cittadella non è venuta una partita facile, anzi è venuta una partita difficile, forse troppo, vista anche la situazione infortunati, Covid eccetera, forse così è troppo sfidare questo Lecce, ma magari i nostri ragazzi tirano fuori la miglior Ternana della stagione e brindiamo dopo la partita. E quindi non ci resta altro che aspettare. Per quanto riguarda la Ternana più in generale, alla fine Lucarelli non è stato venduto, è rimasta la Ternana fino al 2025, questo per dire che il presidente Bandecchi crede nel nostro tecnico e crede nella programmazione con Lucarelli, quindi ovviamente era uno scherzo, non era in vendita e non l'ha mai messo in discussione, quindi è andata così, siamo contenti che Lucarelli resti fino al 2025 sulla panchina delle Fere, e non ci resta altro che aspettare la partita di Lecce, che sarà una partita davvero davvero difficile. Mentre continua il dialogo / scontro tra istituzioni
Comune di Terni, Regione dell'Umbria e Società Rossoverde per il progetto Stadio Clinica, che comunque in questi giorni dovrà essere presentato in Regione dalla Ternana Calcio, progetto definitivo, e poi staremo a vedere anche lì cosa succede nell'attesa di Ternana, di Lecce Ternana, venerdì 26 novembre alle ore 20:30, una partita che sembra impossibile, ma che lascia dei margini per crederci ancora.